Ci troviamo sulla piana di Buccheri, a circa 1000 metri di altitudine. Qua ogni anno cadeva abbondante la neve e quando cadeva la neve, dal tardo 500 fino alla Seconda Guerra Mondiale, si raccoglieva la neve e si conservava nelle cosiddette neviere. La neve conservata per 6 mesi, verso aprile si tirava fuori a blocchi e si trasportava per prima nelle tonnare del Siracusano che avevano bisogno di neve. La neve servì all'inizio sia per rinfrescare le bevande sia per curare gli ammalati. La neve da Buccheri ad Etna partiva verso Malta, dove c'erano i grandi ospedali dei cavalieri di Malta e i centri montani ricavavano grandi profitti da questo commercio. Dovete pensare che gli operai non restavano inattivi in inverno perché le ciurme o chiurme di lavoranti erano impegnate almeno per una settimana. Poi c'erano quelli specializzati che curavano la neve dentro le neviere. Poi c'erano quelli che la pestavano, poi c'erano quelli che la estraevano, poi c'erano i bordonari che la portavano a dorso di muli per nei centri urbani del Siracusano, del Ragusano, a Modica, a Noto, in tutti questi centri dove esisteva una grande aristocrazia raffinata che richiedeva la neve per confezionare sorbetti, granite e gelati. La grande invenzione dei siciliani fu quella di separare il liquido da raffreddare dal ghiaccio di congelamento. Le due cose furono separate nella sorbettiera, che è invenzione tutta siciliana. I sorbettieri siciliani e i sorbettieri napoletani erano conosciuti in tutto il mondo e insegnarono ai popoli del Mediterraneo l'arte di confezionare sorbetti e poi gelati, ma restarono unici, i più abili, richiesti in tutta Europa. Pensate che fu un siciliano che portò il gelato in Francia. In questo periodo si usava il limone, gli agrumi in generale e in particolare il mandarino marzuolo per fare un sorbetto eccezionale che ancora oggi si prepara qui a Buccheri. Questa è la casa del principe, il patrono della neve. Io segno l'ultimo nevaruolo. Quando arriva a Buccheri la neve, era una festa. Per tutti. Ranni e carose. E i buccheresi la chiamavano la razza del Signore. Mi non sapeva se cioè, travagliavano la neve. E quando arriva, anvelavano. Rinciosa che i cannavazzi non siamo la paglia. Paglia! E ghiaccio. E poi la mettevano no mulo, che carette, la portavano nei paesi vicini e lontani, Muoraca, Noto e Saragosa. Volete vedere come facevano? A un anno. Questa qua è la chiesa di Sant'Antone, che è sorta da anni 21 anni si fino alla chiesa dopo il terremoto. Questa è la Maddalena, che è sorta da anni 20 anni si fino alla chiesa dopo il terremoto.
Vedete su porto sul luogo, gli anni vi erano da principe. Fu scavato a no germino. Questa è una volta di viera, a bucchiere ce n'erano 25. Una parola i pallini bibbiava da sopra nel duportoso e caccia si fu pestatore. Facevano una solata di paglia e una solata di neve, s'acchiancava, una solata di paglia e una solata di neve, s'acchiancava e quando induriva la portavano in tutto Val di Noto, fino a Ruara a Palermo e a Malta. I cavalieri si facevano un sorbetto. E questi si raffrescavano con cannarozzo. Volete vedere come si faceva? A onen! Finalmente è casuale. Già non è stato, ma non è stato meno, ti saccavo tutto questo tempo. Che c'è la neve? Attaccamo prima che squaglino tutte cose, va? Ora facciamo un po' di sorbetto. Mettiamo il ghiaccio. Il sale per abbassare la temperatura. A mettere un poco di limone, un poco di zucchero e un poco di acqua. Ora ci mettiamo un poco di buccia. Viene bello profumato. Com'è, pronto sto coso? Pronto, pronto è. Vedi qua, che tiene solo il bastone. Fammelo tastare. Che carne fresca dalla bocca. Ah, quanto travaglio per fare questa tanticchia cosa. E quanto ricchezza ha portato al paese. Si dicia, una buona nevicata sarbava l'annata.